Un'altra puntata di Solo una punta di rank. Sono uno sviluppatore giapponese semplice. Mi piace fare un gioco con delle boss fight del cazzo, fatte proprio col buco del culo, come direbbe qualcuno. Perché è veramente così in questo caso. Io veramente non so più come fare questa cosa. Ormai è la 15ª volta che lo faccio. E questo stronzo si teletrasporta alle tue spalle e ti fa una mossa col coltello che ti uccide in un solo colpo. Ti uccide in un solo colpo, vedi? Tanto qua vedi, gli ho sparato in faccia, lui non si è fermato, no. Tu gli spari in faccia con il fucile a pompa, lui non si ferma. Guarda, vedi, adesso mi compare tipo a un millimetro da me, dove è impossibile che... Guarda, continua a teletrasportarsi. Fin quando non mi arriva tipo a un cielo, alle spalle, esattamente mi tira un coltello, allora io adesso dico ok, mi curo, va bene. Ti curi, mentre ti curi, dov'è? Poi fa questa mossa che ti manda 10 coltellate nella carotide e ovviamente tu muori. Anzi, guarda, addirittura hanno fatto in modo che non ti uccida quella mossa, ma ti lascia in fin di vita. Cioè, quella mossa non ti uccide del tutto, ti lascia in fin di vita. Quindi tu non puoi. Bene, non fai neanche in tempo a sparargli, che lui va via dalla mira. Ecco, ok, siamo morti l'ennesima volta. Io non riesco veramente a capire se c'è un metodo. Cioè, il gioco non mi ha dato il modo di capire. Tanto, ok, ho imparato a memoria che appena parte devo venire qua perché devo quello. Non una, ma due volte. Ok, dopo la seconda volta lui è lì. Però se io gli sparo, vedi. Lui va via! Quando io sparo, lui si teletrasporta! Non ha senso scappare! Aspetta un attimo, quello ha un occhio, se io sparo a quello... Non è che devo sparare a quello? Non puoi nasconderti per sempre! No, stavo pensando a ragionare lateralmente perché è veramente impossibile. Cioè, vedi, non fai in tempo a sparargli che... Cioè, ok, lo colpisci, ma lui dopo arriva e ti uccide con un colpo! Il kit medico, devi star fermo 8 ore. Preparati a morire, non più. Vedi, non fai in tempo a colpirlo. Se anche lo colpisci, ha messo delle bombe. E poi viene. Cioè, hai visto? Sono esploso con la bomba e poi improvvisamente ero già sotto il suo coltello. Non c'era modo di evitare quel colpo. Come lo potevo evitare? Io ero sotto la bomba, sono esploso. E poi. Istantaneamente ero sotto il suo coltello. Si teletrasporta all'infinito, sanguina per me, lascia il coltello. Forse devo aspettare ogni volta che dice sanguina per me. Aspettare che lancia il coltello e lascia vulnerabile una finestra. Lascia vulnerabile una finestra dopo che dice sanguina per me. Vedi? Porta fortuna a fare questo video. Porta fortuna. Come tutte le volte, quando faccio il video riesco a farlo. Sanguina per me e poi rimane esposto per un sacco di tempo e si riesce a sconfiggere. Però veramente non puoi farmi una boss fight così. Avevo ancora così Vabbè. Tanto da creare. Ragazzi, mi fa incacchiare quando fanno queste cose nei giochi. Guardami. Sì. Tu mi hai ci godo, ti ho distrutto. Capolavoro. Sì, ti hai trasformato in un capolavoro. Adesso ti sparo un altro colpo nell'occhio. Se solo avessi. Così vai via a pari. Dov'è finita? Sparagli. Cosa stai aspettando a sparargli? A sto coglione. Stefano Valentini. Spaccagli la testa, qualcosa. C'è tempo. Ecco, vedi? Vedi che non è morto. Perché non c'è così stupidi personaggi nel gioco? Ultima foto. Oh, meno male. Ti giuro che se era ancora vivo mi arrabbiavo. Lily! Non avere paura, tesoro. Sono io, papà. Va bene, ciao, non vi voglio spoilerare tutto il resto del gioco.
Interrompo qui lo streaming. Ciao.